Ciao a tutti da Marta e Luca della Honky Tonk School. Benvenuti alla quarta lezione di Rockabilly Joy Torino Style. Oggi vedremo il push. Hello everybody, let's skip to the second part of this video for the English version. See you later. Vediamo, lo facciamo vedere e poi lo facciamo insieme passo passo. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1. Ok, come avrete penso notato, è molto simile al tuck turn che abbiamo visto nella lezione precedente e cambia soltanto la prima parte. Vediamo come. Era un filo, un filetto. Come sempre facciamo una base da 4 per essere sicuri di avere braccia e gambe al posto giusto, al momento giusto. E 1 e 2 e 3 e 4. Ok, qua oltre a riallontanare da voi la mano destra, il braccio destro e riavvicinare il sinistro, aprirete anche durante il tragitto la mano sinistra. E 1. Quindi la dama di nuovo sarà ruotata verso sinistra. Mi raccomando, queste mani non sono di bellezza, ci deve essere veramente un po' di pressione. Adesso sul E 2 darete, spingerete quel pulsante, push. Mi raccomando, verso il basso, perché l'errore che si può cadere... Non è una spinta di braccia? No! È una spinta di corpo, di peso del corpo che si sposta. Il peso adesso c'è sulla destra, poi lo sposto verso la sinistra e facendo la torsione del tronco accompagno la dama. Quindi questo movimento qua del braccio è un movimento tutto sommato minimo rispetto a quello che fa il corpo. È la proiezione del mio peso che spinge la dama, non è questo. Ricordatevelo, perché sennò appunto volano schiaffoni e non è bello alle serate. Se non quando è necessario. Si balla sempre con il corpo e non solo con le braccia e con le gambe. Ok, tornando a noi, abbiamo detto, uno, siamo in questa posizione, la dama è girata verso sinistra. E due, rotazione. E tre, da qua in avanti è tutto uguale a prima. Giro di rientro, 4. E 1, siamo tornati in posizione chiusa. Ve lo facciamo vedere in seguito. E 1 e 2 e 3 e 4 e apro e spingo e tempo e rientro e 1 dall'altro lato e 1 e 2 e 3 e 4 e apro e spingo e tempo e rientro e 1. Ok, proviamolo con la musica. Lesson number 4, the push. Let's see it and then we teach you step by step. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. So basically it's almost the same of the tuck turn, but the first part is different. Let's see how it works. Okay, let's do 4 count. And 1 and 2 and 3 and 4. On the 1, when you are moving your left hand, the man, the leader, you are going to open your hand like this. 1. So the ladies will turn on their left side. On the end, 2, you are pushing your legs away. Pushing, let's push with the weight of your body, not just with the hands, but moving your body, turning your body
Perfect. And please push down, not up. Not this way, not where you are. Oh. Okay, let's see it again. And one, and two, and three, and four, and one, and push, and three. And now it's the same of the tuck turn. And four, and one. So basically it's the same. For the girls, when you are on three hands, let's keep your right hand up so it will be easier for the man to find it. Okay, let's see from the other side. And one, and two, and three, and four. And open, and push, and three, and back, and one. Let's see how it works with the music.